Un saluto a tutti gli amici di 360 Web TV. Siamo a Cava dei Tirreni presso il CMM Diagnostica. In mia compagnia la dottoressa Eliana Lamberti. Buongiorno e un saluto a tutti gli amici. Allora, dottoressa, io comincio subito con una sua citazione. Sì. La nostra voce può essere un importante strumento per trasmettere le nostre emozioni, se sappiamo però come usarla. Che cosa significa questo? Perché lei fa questa citazione? Ci racconti un po' lei chi è, insomma. Faccio questa citazione perché nel mio percorso formativo, personale, mi è capitato più volte di incontrare persone con delle potenzialità enormi che però non venivano utilizzate. E questo appunto mi dispiace molto perché purtroppo della nostra formazione scolastica non è previsto l'utilizzo e quindi di tematiche che abbiano a che fare con l'utilizzo della voce e della comunicazione. Quindi io ho creato negli ultimi anni un metodo che si chiama Voice Charisma e che serve proprio per liberare le potenzialità vocali delle persone e quindi in un certo senso per andare a colmare quel vuoto lasciato dalla parte scolastica e appunto formativa. Un vocal coach possiamo Sì. definirlo. Lei, tra l'altro, ha scritto anche un libro, Amare è potere, che un po' riguarda questa tematica, questo metodo da lei proprio Sì, ideato. amare e potere in realtà riguarda la persona e la modalità attraverso la quale la persona può utilizzare al massimo tutte le risorse che sono dentro se stessa, perché ognuno di noi è un unicum. Io sono una psicoterapeuta ad orientamento umanistico e bioenergetico. In particolare l'orientamento umanistico è proprio quello che, come dire, pone l'attenzione sul potenziale delle persone. Quando ho scritto questo libro è stato proprio ispirata da questo approccio e partendo da delle considerazioni professionali e personali che riguardano l'importanza e il valore che ognuno di noi ha come essere umano. A volte ce lo dimentichiamo perché nel corso della nostra vita ci capita di vivere momenti molto difficili, di vivere periodi nei quali perdiamo la connessione con il valore che abbiamo come persone. Per cui in Amare e Potere sono racchiuse delle riflessioni che permettono ai lettori di sviluppare delle nuove consapevolezze, di guardare a se stessi e alla vita con una modalità diversa e magari acquisire quella forza che serve per affrontare in maniera diversa momenti difficili della vita. Dottoressa, dato che noi Sì. abbiamo molti nostri, insomma, seguaci che magari si riscontrano, si ritrovano in queste sue parole, un consiglio per come utilizzare meglio la voce, che poi può essere anche un'arma vincente per presentarsi anche a un colloquio di lavoro, non so, Sì. un piccolo consiglio a Allora, un questi. consiglio è innanzitutto quello di fare attenzione a quella che è la comunicazione intrapersonale. Sembra un paradosso, noi pensiamo molto spesso che la comunicazione sia un qualcosa che ha a che fare con gli altri, quindi un messaggio che noi rivolgiamo agli altri. Ok, è vero, è così, ma prima di questo c'è un altro tipo di comunicazione che è quello che facciamo con noi stessi durante tutta la giornata ed è quello che facciamo con i nostri pensieri. Noi siamo in costante comunicazione con noi stessi, noi pensiamo per tutto il giorno e questi nostri pensieri hanno un tono di voce, hanno un volume, hanno un'intensità. Basti pensare che quando siamo arrabbiati, per esempio, i nostri pensieri assumono un tono arrabbiato, assumono un volume arrabbiato e a volte proprio a causa di questo si creano dei circoli viziosi che non ci fanno uscire da quell'emozione, mentre invece quando siamo felici o sereni il nostro pensiero assume delle modalità diverse. Dunque il consiglio per i nostri ascoltatori, prima di come dire, affrontare un momento impegnativo, un momento in cui vogliamo dare il massimo della nostra comunicazione, è importante che impariamo a sintonizzarci e a fare attenzione a quella vocina che parla dentro di noi e che può essere molto spesso autosabotante se non sappiamo gestirla. Quindi porre attenzione a quella vocina e cambiare alcune modalità che stiamo utilizzando per comunicare con noi stessi. Lei diceva in una
un'altra intervista che ho seguito, che bisogna anche trovare una persona alla quale ispirarsi, cioè se c'è una persona che secondo noi è carismatica bisogna seguire. Sì, questo è un concetto che io ho preso dalla PNL, dalla programmazione neurolinguistica, e si chiama modeling, cioè avere dei modelli. È fondamentale nella propria vita avere delle persone di riferimento, quindi nel campo della comunicazione in particolare, se c'è qualcuno che conosciamo, che abbiamo conosciuto nella nostra vita e che per noi risulta particolarmente carismatico, è importante che ci fermiamo un attimo a riflettere su quali aspetti della comunicazione di quella persona sono per noi, come dire, positivi, importanti, e magari cerchiamo anche di prenderne spunto e prenderli da esempio. Una domanda che riguarda un po' la sua professione di medico. La differenza, così, una domanda così brucia, però, la differenza tra psicologa, psicoterapeuta e psichiatra. Ok, questa la ringrazio per questa domanda, perché è molto importante, in quanto c'è ancora molta confusione su queste tre figure professionali. Lo psicologo è un professionista laureato in psicologia che può fare diagnosi, ok? Quindi può vedere una persona, capire che cosa abbia quella persona, e poi assolutamente non può fare terapia, e quindi che cosa vuol dire? Non può aiutare la persona per un periodo lungo di tempo, può semplicemente fare degli incontri generalmente da 3 a 5 per capire che cosa appunto questo paziente ha e poi indirizzarlo da uno psicoterapeuta o da uno psichiatra. Vediamo adesso invece queste altre due figure quali sono. Lo psicoterapeuta è un professionista laureato in medicina o in psicologia che dopo la laurea ha conseguito una specializzazione quadriennale o quinquennale in psicoterapia. Può aiutare le persone, non utilizza farmaci, ma l'unico strumento che utilizza è la parola per riattivare le risorse della persona ed innescare, far sviluppare nuove consapevolezze, appunto attraverso l'uso strutturato con delle tecniche della parola. Mentre lo psichiatra è una figura professionale, è un professionista laureato in medicina, nella sua prassi è previsto l'utilizzo dei farmaci. Molto spesso le persone che lo psichiatra aiuta sono persone che hanno importanti difficoltà emotive, relazionali, e che appunto necessitano dell'utilizzo dei farmaci per affrontare queste difficoltà. Allora, grazie dottoressa. Adesso, come ricordavo prima, lei è anche autrice di libri, sì. Lei ne ha scritti abbastanza, ma uno in particolare tratta una tematica molto delicata e che proprio negli ultimi tempi si sta facendo strada. Il titolo è Pedofilia rosa, il crollo dell'ultimo tabù. Sì, la tematica della pedofilia femminile purtroppo in Italia è ancora sottostimata, nel senso che se ne parla poco e mentre i casi sono tanti. Possiamo fare una percentuale di casi? Sì, si calcola che per ogni 3 casi di pedofilia compiuta da un uomo ce ne sia uno ad opera di una donna. La differenza però è che mentre quelli compiuti dagli uomini per le vittime risultano in una certa misura più facili da, come dire, da esprimere, da portare alla luce, quando a compiere un abuso è una donna, la difficoltà sia di elaborare questa cosa sia poi di poterla comunicare agli altri è ancora maggiore. Come quando accadeva, diciamo, prima. Esatto. Okay. Quindi sì, diciamo che la stessa cosa che accadeva, sì. Quando c'erano i primi, insomma, casi di pedofilia al maschile, assolutamente. Noi quando abbiamo pubblicato questo libro, io e la mia collega Loredana Petrone, nel giro di poco tempo abbiamo ricevuto email o testimonianze di persone che avevano trovato poi la forza di raccontare gli abusi che avevano subito. Perché in realtà questi lavori, e noi la ringraziamo per questo, servono proprio per far venire fuori queste persone che magari in altre
in altri contesti non racconterebbero mai quello che è successo. Ma la violenza che una donna produce, insomma, procura ad un adolescente, ad un minorenne, è la stessa, cioè le modalità sono le stesse, il principio che loro utilizzano per agire è lo stesso, ci sono differenze? Ok, ci sono delle differenze, ci sono delle differenze. Intanto gli abusi compiuti dalle donne non si concretizzano sempre con l'atto sessuale, ci sono soltanto una percentuale dei casi che arrivano appunto a quello. La difficoltà è maggiore perché un adolescente che per esempio abbia subito un abuso da parte di una donna adulta ha molta difficoltà a parlarne in quanto vive una dissonanza cognitiva. Che cosa voglio dire? Nell'immaginario adolescenziale di un ragazzo raccontare di stare con una donna più grande potrebbe essere un qualcosa di cui vantarsi o di cui non un'esperienza traumatica, per cui l'adolescente che vive questa situazione e che poi magari si trova a fare i conti con dei sensi di colpa o con dei vissuti emotivi sgradevoli comincia a sentirsi sbagliato e a pensare che ci sia qualcosa di sbagliato in lui, mentre invece è fondamentale sapere che un conto è l'immaginazione, un conto è vivere un qualcosa, è vivere un'esperienza e quindi non c'è assolutamente nulla di sbagliato nella persona che si trova in questa sensazione, in questa difficoltà. Cosa accade dopo? Cioè il ragazzino che ha subito una violenza da parte di una donna, di un'adulta, che cosa succede? Ok, le conseguenze possono essere invalidanti per il resto della vita. È chiaro che dipende dalla persona, dal singolo caso, dai meccanismi, dalle strategie di coping, quindi di fronteggiamento delle situazioni che ha il singolo in particolare. Generalmente quello che può accadere è che la persona abbia poi per tutta la vita delle difficoltà nello strutturare una relazione e nel mantenerla. Può anche accadere che la persona cerchi per tutta la vita dei partner più piccoli, così come è accaduto a lui, e quindi si mette in atto un meccanismo che in psicologia chiamiamo coazione a ripetere, cioè l'abusato diventa abusante. Ok, quindi da vittima diventa carnefice. Assolutamente. Nella pedofilia maschile moltissimi casi di uomini abusanti sono persone che a sua volta nella loro infanzia hanno subito abusi sessuali o attenzioni sessuali mai elaborate da parte di parenti, di genitori o di caregiver, che sono appunto le figure di accudimento, e questa cosa l'abbiamo riscontrata molte volte anche nella pedofilia femminile. Dottoressa, quali sono i segnali di un ragazzino che è stato abusato da magari una donna, da un insegnante, da una tata? Cioè ci sono delle cose che magari dei segnali che possono essere Sì, allora dipende dall'età, nel senso che per quanto riguarda i bambini, perché appunto ci sono varie fasce d'età, quando sono più piccoli a volte possono cominciare a non voler andare a scuola, quindi a rifiutarsi di andare a scuola, a rifiutarsi di mangiare, a volte anche ad utilizzare il disegno, cioè disegnano appunto o elementi fallici oppure fanno dei disegni che sono particolari, appunto che il genitore o la persona sono sessuali. Hanno delle caratteristiche sessuali all'interno del disegno, mentre per quanto riguarda persone un po' più grandi, adolescenti, potrebbero tendere all'isolamento sociale, quindi come dire ad avere poi problemi di autostima, a non integrarsi con i loro coetanei, con le persone della loro età. Dottoressa, è successo che insomma, questa maestra, questa insegnante ha avuto questo rapporto con questo ragazzino, pare ci sia anche un figlio di mezzo. La sua opinione al riguardo da medico, ma anche un'opinione dal lato umano. Ok, diciamo che non conoscendo la persona dal punto di vista clinico non posso esprimere come dire un parere clinico su questo. Chiaramente è un caso un po' diverso dagli altri, nel senso che qui abbiamo addirittura un bambino, non è una prassi usuale, sappiamo anche che la signora in questione abbia una relazione stabile con un altro uomo, per cui è un caso un po' a sé stante che andrebbe valutato singolarmente in maniera
maniera molto attenta. Un consiglio a chi magari è vittima di questi abusi da parte di una donna, ma anche di un uomo, che cosa si sente di dire a questi ragazzi? Ok, mi sento di dire a queste persone di non esitare e tirar fuori quello che hanno vissuto e parlarne, perché soltanto parlandone potranno, come dire, in un certo senso tirar fuori tutti questi vissuti emotivi che si stanno trattenendo e poi anche impedire che altri casi si ripetano. Voglio anche dire loro che ci sono tantissime persone nella loro stessa situazione, che proprio perché non se ne parla e non si sa, si rimane chiusi, isolati con il proprio dolore. Parlare con un terapeuta non può cambiare il passato, però può aiutare ad avere gli strumenti per elaborare, per vivere meglio il futuro e per fare in modo che il dolore avuto in passato e che si prova non continui ad invalidare il futuro. Dottoressa, noi la ringraziamo, grazie a voi. È stata davvero molto gentile e soprattutto ci ha davvero aiutati a capire meglio tante cose che magari, ecco, nella vita di tutti i giorni possono anche sfuggire. Noi salutiamo gli amici di 360 Web TV e ci vediamo alla prossima intervista. A presto.